è solo. Non è l'ultimo. Capisco la sua emozione e il suo desiderio di incontrare subito gli altri, per liberarli e svegliarli. Ma ha accettato di aspettare ancora un po'. Prima cercherà di aiutarci. Se raggiungiamo in tempo la conferenza, il tetro potrà darmi accesso ai pensieri di Moskvin o di Korbut stesso. Forse potrà perfino fargli fermare questa follia. È la nostra ultima possibilità. Artyom, Khan ci aveva già raccontato dell'Octia Burstyn. E quindi abbiamo interrogato Moskvin. Lui però non ha nemmeno cercato di contattarci. Ci ha detto che per puro caso la loro squadra di difesa chimica si stava esercitando nelle vicinanze. E perciò, nonostante il sacrificio di alcuni, è riuscita a estirpare il virus che ha causato l'epidemia e che altrimenti avrebbe infettato tutta la mente. Come si può controbattere a un argomento del genere? Soggetti nella stanza di decontaminazione. Chiudere il cancello. Ma colonnello, è stato Lesnitsky, un loro agente, a rubare il contenitore del virus dal D6 prima dell'inizio dell'epidemia. E allora? Non ci sono testimoni in carne e ossa. Parte Artyom. Chi crederebbe a lui? Adesso abbiamo il D6. Se fossimo stati noi a liberare il virus. Ma i rossi hanno cercato di penetrare nel territorio dell'Ansa. Potremmo fare in modo che Moskvin... Che cosa? Cominciare la decontaminazione. Noi non siamo un esercito. Signor, sì, signore. Abbiamo meno di 100 soldati. Sì, Moskvin si è preparato alla guerra. Ma ora che la Polis ha suggerito di spartirci le ricchezze che avremmo trovato nel D6, la pace potrebbe andare bene anche a lui. Dobbiamo fare tutto il possibile per firmare quel trattato. Moskvin, che differenza fa? È solo un burattino nelle mani del generale Korbut. Mentre il primo chiacchiera, le forze del secondo vi stanno già circondando. Firmerete questo trattato di pace con il vostro stesso sangue. Beh, ha un'idea migliore? È stato lei a portare qui questa bestia. Aprire il portello stagno. Adesso signor, abbiamo sì, finito. Signore. Andiamo alla sala del consiglio. Seguitemi. Chiedo il permesso di fare rapporto, colonnello. Permesso negato. Rapporto urgente per il comandante della sicurezza del D6. Massima allerta. Comunicare a Korneyev di procedere con... Beh, lui sa cosa fare. Signore, fa che funzioni. La sostanziale condivisione della ricchezza rinvenuta nel Cavour ha rivolto le nostre divergenze. Pertanto dichiaro conclusa l'operazione Eldorado. Lunga vita all'inferno! Suava! 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 Per riassumere i procedimenti ufficiali, diamo il leader della linea russa, il compagno Moskvin. Compagno! Compagno! E non esitiamo a usare questa parola. Cari amici! Che noi riteniamo che la mozione che sancisce l'equa distribuzione delle ricchezze... Preparati, Artyom. Mi sta vicino al piccoletto. Urrà, compagni! Che la pace trionfi nel nome dei nostri figli! Sei un bugiardo! Khan, hai perso la ragione. So cosa sto facendo. Mi basta che lei creda in me, solo per questa volta. Chi sei tu? Guardie, portate via quest'uomo. Ranger, state fermi! Artyom, piccoletto, tocca a voi! Compagno Moskvin, adesso deve darmi una mano. Oppure potrebbero venire a galla dei particolari sulla morte di suo fratello. Ho sentito per caso una conversazione tra suo fratello e il suo consigliere. La consideravano una minaccia da eliminare. Che diavolo? Minaccia? Siamo fratelli! Pensa che lei si senta scavalcato. Imbrogliato.
Teme che lei possa deporlo. Eppure è semplice follia. Gli darò una bella lavata di capo. Le parole da sole non sventeranno i piani per la sua uccisione. No, dovrà essere lei per primo a colpire. Aksim, fratello mio. Sono così felice che finalmente siamo riusciti a rapacificarci. È stata una lite futile. Beviamoci sopra. Ma certo, fratello. Cosa? Il voto è stato unanime. Maxim Leonidovich Moskvin è stato eletto segretario generale del partito. Congratulazioni, compagno Moskvin. Ti punisci con il silenzio? Perché mi guardi così? È stata colpa tua. Chi mi voleva morto? È stato Korbut a tradirti. E ora impugno anche me. Tutto per causa tua. Mi dispiace. Mi dispiace, fratello mio. Non merito di essere perdonato. Cosa? Cos'ero io? Un impertinente? Ah, capisco. Hai dato qualcosa. Come io ho dato qualcosa a mio fratello. Sì, l'ho fatto. L'ho avvelenato. Ma Korbut, sono uno stupido. Pensavo volesse salvarmi. E invece ha solo preso il mio potere. Mi ha preso per il collo. E adesso spadroneggia sul D6. E poi c'è quel virus. Se cadrà nelle mani di Korbut, sarà la fine. Ma lei non essere spregiato! Comunisti! Richiami le truppe! Almeno cerchi di fermarle! Guadagni tempo per sottoscrivere un accordo! Non c'è più niente da fare! Sbrigatevi! Più veloci! Alla piattaforma! Maledetti, non gli lascerò il D6! Seguitemi! Se perdete sarà peggio per tutti. Allora li devo salvare. Devo salvare la mia famiglia. Tu sei buono, Martium.